Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungino. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro. No, non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Ellie, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ci siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando.
Stai con Shimmer? Sì. Qualcosa di utile? Una mappa turistica. Beh, è già qualcosa. Sembra tranquillo. Già, pensa come nascondiamo bene i nostri avamposti. Lo so. È questo a spaventarmi. Oh, è questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Sembra ci siano delle crepe sulla parete in alto. Qualcosa di utile? Non resta molto. Sono gabbie. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Dina, ehi, fammi salire. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene.
Cazzo! Tutto ok? Stavo solo morendo. Dove sono quei bastardi? Ok, chissà quando risale. La base del Serevena. È già qualcosa. Un generatore. Ok, qui serve la corrente. Merda. Ok. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Serve corrente.
Ok. Dovrà funzionare. Sì. Bel lavoro. Ma questo. Ehi, andiamo. Vediamoci di torno. È stato un bel botto. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercare? Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare il cancello pedra merda. Ok, avanti. Niente benzina. Maledizione. Ora che facciamo? Ah, merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare in questi posti? Idioti. Tommy sarà passato di qui. Vi siete fatti parecchi nemici. Dove siamo? Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Che diavolo è successo qui? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo avevano? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con gli infetti o i ribelli? Entrambi. Merda. Credimi, sei stata fortunata a non crescere in una ZQ. Comincio a pensarlo anch'io. Sa che avrei fatto fossi rimasta? Forse sarei entrata in quell'esercito di stronzi. Impossibile. Non ti ci vedo a prendere ordini in muta. Già, hai ragione. Detto tra noi, credevo che la ZQ di Seattle fosse molto... Ehi, forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Appuntalo sulla mappa. Beh, proviamo. Cerchiamo ancora.
Sentito? Sì, sentito. Infatti. Viene proprio dal tribunale. Sarà un casino, vero? Almeno siamo pronte. Ok, è andata? Non sento niente. Troviamo la benzina. Sì. Chissà com'era far parte di una giuria. Divertente, penso. Ti siedi, esamini le prove, cerchi di capire chi mente. Dammi 5 minuti e un coltello. Poi ti dico io chi mente o no. Oh, wow, ok. Mi aiuti? Arrivo. Eri mai stata dentro un tribunale? No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale.
Quello cos'è? Vecchi appunti. Può tornare utile. Cosa dice? Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attente. Cerchiamo di usare la testa. Ok, Jessie. Meglio ricontrollare. Soldati Fedra. Guarda il muro. Un'esecuzione. Oddio. Peggio di un'esecuzione. Li hanno crivellati. Le munizioni non gli mancavano. Forse se lo meritavano. Forse. Il parcheggio. Ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Beh, scendiamo. Piano. Che sono finiti. Quei Fedra non sono neanche usciti dal parcheggio. Cavolo. Ora cerchiamo la benzina. Ehi, benzina. Avanti. Niente. Stai scherzando? Ma sei enorme. Sì, ma vuoto. Beh, andrà meglio alla cupola. Come facciamo a tornare fuori? Dina. Ecco. Ok, lascia.
Brava, piccola. Grazie. Ok, depenna al tribunale dalla lista. Ora cerchiamo la cupola. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Se non altro, qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion. O spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ. Proprio per questo motivo. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bella avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ehi, su quell'edificio sembra esserci una specie di cupola. Sì, hai ragione. Ora è sulla mappa. Guarda quelle vetrate decorate. Ormai sono rare. Distribuzione carburante. Forza. La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame rende disperati. Quinta e Spring. Il centro distribuzione razioni. A Boston c'erano code fino in strada. E poi faceva schifo. Io impazzirei. A qualcuno succedeva. Forza, cerchiamo di entrare. Thank you.
Ci passi? Vai, lo tengo io. No, degli infetti. Stai giù. Un lavoretto pulito. Siano finiti. Non capisco. Se c'erano ancora delle persone, perché non hanno ripulito la zona? Forse non sono arrivati qui. Forse. Troviamo la benzina. Fai a dirlo. Primo, ci sono menorah alle pareti. Un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Non mi sei mai sembrata molto religiosa. Ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo. Anche l'Inquisizione, l'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Carburante. Sì, cazzo. Ehi, contieniti, è un luogo di culto. Abbiamo la benzina. Oh, sì, cazzo. Ok. Tu preghi ancora? A volte. Davvero? E quando? Quando abbiamo lasciato Jackson. O sulla tomba di Joel. A volte dico qualche preghiera tra me e me. Funziona? Mi aiuta a calmarmi. A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore. E dimostrare rispetto. Ne sono certa.
E ora? Magari con questo. Da questa parte. Dietro di te. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata? Ok. Cazzo, occhio, Ellie. Tranquilla. Reg. Facile. Coraggio, Dina. Bene. '57-74. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico. A Capodanno, mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Oh, come ne vorrei una. Spero che tu ce l'abbia fatta. Ok, al cancello. Chissà quando incontreremo Abby e i suoi amici. Io direi di cercare oggetti utili prima di tutto. Hai ragione. Andiamo, Shimmer.